Buonasera, siamo con Orazio Gianino dell'Augusta Folk, presidente dell'associazione, che domenica 31, in occasione dei festeggiamenti di Sant'Elena, suoneranno e si esibiranno nel palco del Faro Santa Croce. Orazio, esatto, voi siete sempre presenti in queste attività, ma la vostra associazione di cosa si occupa? Intanto presentiamoci. Allora, per chi ancora oggi non ci conosce, l'Augusta Folk è un'associazione culturale che si occupa di riscoprire e valorizzare quelle che sono state le tradizioni e le nostre radici che hanno portato ad essere, diciamo, le fondamenta di quella che è la cultura folclorica siciliana. E ci vantiamo di avere un gruppo molto molto giovane e abbiamo un repertorio siciliano molto molto ricco. E siamo stati impegnati in diverse iniziative locali e non solo. Abbiamo partecipato di recente alla Sagra del Mandorlo in Fiore, un evento di natura internazionale, e siamo impegnati con diverse associazioni a livello anche non solo territoriale e culturale. Abbiamo iscritto la nostra associazione alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, che si occupa di raccogliere questi gruppi folcloristici che sono sparsi in tutto il mondo poi e fare degli incontri dove avvengono degli scambi culturali fra i vari popoli. Io so che di recente avete portato il nome di Augusta in giro per la Sicilia. E dove siete stati? Ma diciamo che, come ho detto prima, siamo stati a Catania, siamo stati a Messina, siamo stati nel Rosolini, Noto, abbiamo toccato Licata e sono state diverse le nostre tappe e abbiamo riscosso sempre sempre grosso consenso. Anche ad Augusta, ovviamente, nelle feste popolari, tra cui di recente l'ultima festa, se non mi ricordo, è stata quella di Sant'Andrea, sì. Dove avete partecipato. Sì, abbiamo partecipato alla festa di Sant'Andrea e ci chiamano di continuo anche perché siamo belli, questa è una nostra prerogativa. Quindi ora sarete ospiti della festa di Sant'Elena al Faro Santa Croce, domenica? 31, noi saremo intorno alle 21:30, non mancate. Allora, vi aspettiamo, diamo voce e valore a questi artisti che valorizzano sempre di più il nome di Augusta e il folklore siciliano.